Ciao camarà, ciao Amede. Ciao, Isabella, come stai? Bene, dove state andando? Noi andiamo in palestra, lo chiudiamo stasera. Va bene, ci vediamo stasera. Ciao, ciao. Ciao. Loro sono Camarà e Ahmed. Camarà è un campione di box che faceva già questo sport nel suo paese in Costa d'Avorio. Ahmed invece è un ragazzo senegalese che faceva karate in Senegal e qui ha cominciato a fare Muay Thai. Da settembre hanno iniziato a frequentare la palestra popolare i VAG 61 al centro Beltrame a Bologna ed è un po' la loro maniera di provare a integrarsi attraverso lo sport qui in Italia. A Bologna l'accoglienza dei richiedenti asilo valorizza il coinvolgimento dei beneficiari in attività di volontariato, culturali e sportive, per favorire percorsi di inserimento nel tessuto sociale. Il progetto SPRAR del Comune di Bologna promuove da anni la collaborazione con le organizzazioni sportive del territorio. Certamente il calcio è lo sport più praticato, ma esistono anche altre esperienze in attività differenti, come ad esempio la box e la Thai box. Ciao, io sono Cavallini Andrea, sono educatore al centro di accoglienza Beltrame del comune di Bologna, centro di accoglienza per persone senza fissa dimora. Tra le mie responsabilità c'è anche quella di referente della palestrina popolare situata nelle cantine del Beltrame, del centro di accoglienza, luogo che abbiamo iniziato a creare nel 2013 per portare utenti dei servizi sociali a fare attività fisica. Qui è nata questa realtà un po' particolare perché dentro un dormitorio ospitiamo studenti, ospitiamo lavoratori e tra chi partecipa ai nostri corsi di pugilato abbiamo appunto vari richiedenti asilo, alcuni pugilisticamente molto promettenti, tra questi c'è Omar Camara che stiamo tesserando alla Federazione Pugilistica Italiana. Quello che con Omar e con altri stiamo riuscendo a fare è proprio questo: riuscire in percorsi di integrazione, riuscire in percorsi di valorizzazione delle esperienze umane. Omar ha trovato un luogo dove integrarsi e dove valorizzarsi. È sicuramente il nostro atleta di punta, è il primo ragazzo che arriva all'allenamento e che aiuta tutti quanti le ragazze e ragazzi che entrano a far parte di questa palestra. Ecco, lui riesce a integrarsi perfettamente in questa realtà. Questo gli permette di avere risultati sportivi eccellenti. Sono Omar. Io vengo dalla Costa d'Avorio. Sono qui in Italia da un anno. Questo sport mi piace. Vorrei diventare il campione di Bologna, il grande campione di Bologna. Io mi chiamo Giangi, sono un istruttore soprattutto per i principianti. 3 anni fa hanno iniziato il corso di Thai Box e poi di Box e in Thai Box i numeri sono andati crescendo negli anni. Adesso siamo mediamente una 30 di persone, 40 persone a volta che lo frequentano. Qui abbiamo una composizione molto variegata. Chiacchierando tra di noi si diceva che ci sono molte persone che se non ci fosse la palestra non si saluterebbero nemmeno per strada, non sognerebbero mai di salutarsi per strada. Una delle particolarità di questo luogo è che qui non ci aspettiamo dei guerrieri, tra virgolette, non ci aspettiamo dei super uomini. Noi non ne facciamo un'arte di guerra, qui tutti lo possono praticare. Tutti assieme cerchiamo di progredire, come palestra, come singoli. Non abbiamo mai avuto problemi, devo dire, con nessuno. E se arrivano da altri paesi, da altre culture, da altri approcci sociali, ci può essere una fase iniziale di studio,
quando le persone arrivano capiscono come muoversi, come agire e come integrarsi. Il clima che abbiamo costruito fa in modo che chiunque arrivi viene accolto. Fino adesso ci siamo sempre trovati molto bene. Mette bravino, si sta integrando, si sta conoscendo gente. Prima era una persona un po' chiusa, quando è arrivato perché è un po' timido. Prima si chiudeva in un angolo e stava lì, non parlava con nessuno, stava lì. Poi adesso è molto espansivo, ha cominciato a conoscere il nostro gruppo, si sta aiutando molto anche come esperienza sua nella nostra esperienza, perché conoscendo lui, conosce il modo in cui lui è arrivato da noi, che la Muay Thai è uno sport di contatto. Io mi chiamo Ahmed, sono senegalese, vengo in Italia da Bologna. Mi faccio karate in Senegal, vengo in Italia a Bologna, mi faccio Muay Thai. Mi piace molto Muay Thai. Io salutare Ken, anche tutti i ragazzi di Palestra, tutti molto gentili, molto buoni. Che vinca il migliore.